Io ero quell'inverno in preda ad astratti furori. Non dirò quali. Non di questo mi sono messo a raccontare. Ma bisogna dica che erano astratti, non eroici, non vivi. Furori, in qualche modo, per il genere umano perduto. Buonasera, buonasera, buonasera e grazie di essere intervenuti. Abbiamo pensato di aprire in questa maniera, con una citazione di Vittorini, da Conversazione in Sicilia, perché questa di stasera vuole essere, prima di tutto, una conversazione civile, anche impegnata, ma anche una festa, così come si conviene quando si celebrano degli artisti. I fratelli Licausi, forse da troppo tempo li abbiamo dimenticati. E allora Vittorini, gli astratti furori, servono per dare una direzione a questi furori. Già il mondo è quello che è fuori da qua. Già rischiamo di perdere sempre di più fette importanti del nostro passato. Quelle fette che hanno fatto di noi quello che siamo. La mia generazione, alle porte dei 60 anni, si è cibata di questa musica. Ha benedetto questa musica perché non ci ha introdotto solo genericamente alla musica popolare o da ballo, ma ci ha introdotto al jazz, ci ha introdotto alla musica americana. Cioè un'epopea che era fatta da sale da ballo, era fatta di feste di piazza ed era fatta da tanta maestria. Maestria che è diventata scuola nel corso degli anni, che ha prodotto artisti anche di fama internazionale. Come artisti di fama internazionale erano i fratelli Licausi. Prima di dare il via a questa che vuole essere appunto una celebrazione, una festa, io inviterei l'assessore Ciulla e il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello che ci ospita, che Dio benedica a lungo questo teatro e tutta la gente di teatro, che, come sapete, non vive un periodo facilissimo. E allora questa sera, che coincide anche con la riapertura imminente della stagione, ricordatevi che il teatro ha bisogno di voi, ha bisogno del pubblico. La musica, il teatro, tutto ciò che è legato all'arte e che non è mero trastullo, ma spesso e volentieri è anche una forma di crescita, è una maniera per stare insieme. Eccolo qua, lo vedo arrivare. Assessore carissimo, benvenuto. E dovrebbe arrivare anche Alessandro Patti, che è il presidente. Prendo quello, lo prendo io, scusi, assessore. Ok, che è il presidente della Fondazione Teatro. Prego, ci mettiamo un po' più avanti, ci mettiamo in luce. Grazie, buonasera a tutti. Non vi vedo perché ci sono i fari puntati, sì. Non sono abituato alle scene. Intanto, che dire, finalmente siamo al teatro, ritorniamo al teatro in questo magnifico posto che è il Teatro Pirandello, che ci ospita oggi e ci dà la speranza di ripartire finalmente nella normalità. Io vi porto i saluti del sindaco, che purtroppo non è presente per altri impegni. Io devo dire grazie a Giovanni che ha introdotto questa splendida serata della quale parliamo già da qualche mese. Esatto. con Antonio Zarcone, anche uno dei promotori di questo splendido omaggio che stasera regaliamo alla città di Agrigento e che regala soprattutto alla memoria di due fratelli, Franco e Totò Licausi, che sono stati e sono ancora oggi, tanti non lo sanno, e noi abbiamo il dovere di tramandare alle nuove generazioni anche la nostra storia. Il classico brano Vittina Crozza, appunto, come dicevi, un brano internazionale, un brano conosciuto in tutto il mondo e cantato da tutte le generazioni. Non c'è una persona che forse nella vita non abbia mai intonato le note di Vittina Crozza. Quindi grazie a voi per l'immane lavoro che state facendo di promozione e divulgazione di questa nostra splendida tradizione, di questi fratelli e anche dei figli, no? Io ho un legame di amicizia con Davide e il compianto anche Piero, purtroppo, che esatto. Non è più con noi, quindi che dire,
grazie al pubblico che ci segue e che è intervenuto in questa domenica pomeriggio, che sia la ripartenza del teatro, che sia la ripartenza della musica, che sia finalmente il lancio di questa nuova anche stagione teatrale, ecco, se vogliamo, con all'interno anche noi ci siamo fissati unitamente anche al CDA della Fondazione di riaprire il teatro anche alle tradizioni popolari, anche alla nostra storia, perché senza passato non abbiamo futuro, e questa è una cosa che io porto avanti e credo molto all'identità in qualità di assessore anche alla cultura e allo spettacolo. Non c'è futuro senza passato, quindi grazie a voi. Grazie assessore, allora buona visione. Alessandro, grazie. Alessandro potrà intervenire, Alessandro Patti, che è il presidente della Fondazione, potrà intervenire anche in un secondo momento, non appena arriverà. Allora vi spiego un attimo come nasce la serata. La serata nasce attorno a una pubblicazione che si chiama Vittina Crozza e che chiaramente ha degli autori che sono Giuseppe Maurizio Piscopo e Antonio Zarcone, che chiamo subito. Ok, possiamo anche prenderci la nostra postazione. Questo è tuo, lo userai tu. Allora, cioè io credo che la vostra idea di mettere mano alla storia dei fratelli Licausi nasce dal fatto anche che voi siete due musicisti, giusto? Ma non sono solo due musicisti normali, ma sono anche degli studiosi. Antonio e Maurizio si occupano di ricerca nel campo della tradizione popolare e non solo, e di conseguenza vi siete imbattuti su questi due mostri sacri che comunque erano stati un po' messi ai margini, così come tante bellissime realtà che a un certo punto rischiamo di perdere se non riportiamo anche su carta. E voi quello avete fatto. Per i tipi di Lilith Book hanno scritto questo libro e per ora sono anche in fase di presentazione in giro non solo della Sicilia, perché sono reduci da una tappa romana. Allora, come nasce l'idea? Chi vuole iniziare? Allora, l'idea nasce noi avendo fatto tutto un percorso sul recupero delle tradizioni popolari nella nostra band che abbiamo creato, il gruppo di canto popolare favarese. Io suonavo il mandolino, per cui sono un amante da tanto tempo del mandolino, che ho imparato a suonare nelle vecchie barberie, per cui il mandolino per me è uno strumento che porto da ragazzino sempre in giro, e lo suono anche una collezione, me le riparo, per cui l'amore per il mandolino. La prima parte. Noi conoscevamo i fratelli Licausi perché nei paesi, quando loro venivano a fare i matrimoni, noi eravamo sempre presenti, perché amanti della musica, quando c'erano gruppi che suonavano nelle sale dei matrimoni, noi ci intrufolavamo lì. Sì, si andava anche, tutti, invitati, tutti non invitati, eravamo lì. E andavamo anche lì a scroccare anche qualche pasta Elena qualche volta. La guantierina. La guantierina, è così. E in questa conoscevamo la bravura dei fratelli Licausi, ma la cosa è successo un due anni fa, quando suonando a casa di Giovanni Lobrutto, io la mandolino, la chitarra, ogni tanto veniva Tom Sinatra, e ci faceva ascoltare queste composizioni, perché sono scomparse, la discografia non è in giro. Io, sentendo questa capacità, queste belle composizioni, ho detto: ma qui bisogna recuperare e rimettere alla conoscenza della gente questo grande patrimonio musicale. Ma nello stesso tempo, avendo ascoltato anche grandi musicisti siciliani come Gioviale, Vicari, quello che ha scritto Speranze per Bruno, che erano grandi mandolinisti, Calace, ho pensato che, ed era giusto farlo, che i fratelli Licausi erano dei grandi compositori, e di conseguenza la Sicilia doveva riconoscere, e l'Italia intera, questa loro grande arte. E da lì è nato il progetto. Ne abbiamo parlato con Giovanni, abbiamo coinvolto
Tommy Sinatra, perché Tommy Sinatra, che presenteremo tra un che poco, presenteremo, certo, che presenterai, che presenterò. Perché Tommy era il prediletto e la memoria storica di tutte queste grande compositore dei fratelli. È una memoria storica, ma di suo anche di più, nel senso che oggi Tom è uno, credo, dei più grandi, virtuoso di chitarra, musicista di chitarra, banjo. Però ha dentro questa grande storia, perché essendo un ragazzo che è iniziato da giovane, era il pupillo dei fratelli di casa. Così è partita questa avventura. Perfetto. Giuseppe, tu a un certo punto del libro, proprio nella prima parte, parli di questo sogno. Volevate cambiare il mondo con la musica come strumento di crescita sociale, come strumento di acquisizione di un'identità forte, no? Buonasera a tutti. Noi siamo nati in un paese difficile e amaro, dove fare qualcosa è sempre veramente... c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di viaggiare, di prendere il treno, di prendere un mezzo e andare lontano. E lo abbiamo fatto da ragazzi, quando le cose che avvengono oggi sembrano normali. Noi non avevamo né bancomat né carta di credito, siamo partiti pure per Parigi e siamo riusciti a sbarcare il lunario suonando e raccontando quella che è la nostra storia, che diventerà pure un libro in cui racconteremo questa nostra esperienza. Allora a Favara i fratelli Li Causi, che suonavano, erano maestri musicisti che avevano studiato con maestro Lizzi a Porto Empedocle, che avevano una cultura di musica classica straordinaria, erano riusciti a suonare nelle piazze, in televisione, in Australia, ma venivano anche nei matrimoni. E quando a Favara c'era un matrimonio dicevano stasera ci sono Li Causi. E tutti andavamo, perché significava stasera c'è quasi uno spettacolo, un teatro, con Patrizia, che Franco avevo conosciuto a Melbourne, era considerata la mina australiana. Sì. Per noi era uno spettacolo, sentivamo parlare in inglese, sentivamo questo banjo, questo mandolino in quelle serate. E i Li Causi erano quelli che chiedevano agli sposi se sapessero ballare, non erano tutti che lo facevano, per evitare che qualcuno che magari non sapesse ballare un brano si trovasse in seria difficoltà, perché c'erano tutti i parenti e tutti quanti, e quando c'è un ballo delizziti c'è la grande attenzione. Attraverso la storia dei fratelli Li Causi si può raccontare la memoria del mondo, perché loro hanno suonato le musiche americane, le musiche della Sicilia, i tanghi argentini alla loro maniera. Quindi attraverso questo specchio noi pensavamo che potevamo raccontare una bella storia, ed abbiamo avuto la collaborazione dei figli, Davide e Franco, che hanno dato appunto tutte le foto che poi Angelo Pitrone ha assemblato, voglio dire, ha lavorato in questo, e soprattutto il lavoro prezioso di Tom, che è riuscito a farci rivivere quell'atmosfera suonando quelle note che vanno suonate solamente così. Quindi per me, tu hai detto la parola sogno c'era, e il sogno più bello, sai qual è? Che c'è già un interesse per realizzare un film della storia dei fratelli Li Causi. Ah, quello sarebbe, guarda, inviti me a occuparmi di qualcosa che adoro, che è proprio la scrittura cinematografica. Io però vorrei invitare, visto che ci ha raggiunti, non so se da quale lato entrerà, il presidente della fondazione. Vieni, vieni, sì. Ecco, Alessandro Patti. Caschi, bene, bene, mettiamoci alla luce. Grazie, buonasera. Intanto chiedo scusa perché mi hanno detto che ero stato nominato poco fa, ma non era la nomination, quella dell'eliminazione del Grande Fratello. ero nel foyer che stavo rilasciando un'intervista ad una giornalista. Me ne scuso. Detto questo, ho l'orgoglio stasera di darvi il benvenuto al Teatro Pirandello. E di ringraziarvi di cuore. Ma il tuo debutto stasera? Come il tuo debutto da presidente? No, non proprio. Però del 2022 sì, ecco, mettiamola così.
anzi, ho un'incombenza piacevole, gradevole, che mi onora. Il sindaco di Agrigento, il dottore Franco Miciche, mi ha chiesto espressamente di mandarvi anche lui i suoi saluti e di ringraziarvi per essere qui. E quando vi ringraziamo, il sindaco per il mio tramite ed io, vi ringraziamo di essere qui, lo facciamo perché queste parole hanno un senso e un peso. Oggi il Teatro Pirandello, come sapete, si appresta a riprendere, a far partire la sua stagione teatrale. Il Teatro Pirandello torna a vivere, e torna a vivere perché ce lo chiedete voi, perché il popolo di Agrigento, quando dico Agrigento intendo quantomeno la provincia, perché il nostro bacino di utenza copre tutta la provincia, vuole tornare a vivere. E voi ne siete la dimostrazione questa sera, che siete qui. Nonostante il tempo che stiamo vivendo, no? Nonostante oggi i numeri dicano che abbiamo raggiunto un numero tale di contagi che non avevamo mai avuto dall'inizio dell'epidemia. E però c'è una novità. E la novità è quella che vi ha consentito di essere qui. Ed è quella che fa sì che questo nostro tempio, questo tempio dell'arte, della cultura, sia un luogo sicuro e protetto. Cioè che stasera abbiamo la certezza di avere qui dentro solo ed esclusivamente persone vaccinate, persone in possesso del famigerato Super Green Pass e persone che tutte, vi vedo, dotate della mascherina FFP2. E queste due condizioni, questi due requisiti, ci dice la comunità scientifica, ci garantiscono e ci consentono di venire qui in sicurezza. E allora, consapevoli del fatto che la nostra sia una scelta ardimentosa, perché è un momento difficile, ma consapevoli anche del fatto di poter contare sulla vostra voglia di tornare a vivere, e voi ne siete la dimostrazione evidente, noi siamo lieti di riprendere. Detto questo, stasera è un grandissimo piacere quello di avere una serata in onore dei fratelli Licausi. Io non so, non vorrei rubare tanto tempo, no, però... No, abbiamo già fatto un'introduzione su di loro, quindi... Vi devo confessare che, francamente, parlando dei fratelli Licausi, io potrei dire tante cose che magari poi potrebbero apparire come delle banalità, delle cose generiche. Tra l'altro dico, io sono decisamente più giovane, più piccolo di loro, e però invece mi porto appresso il mio pathos e la mia storia personale, che non posso fare a meno di raccontare. Vai. Perché io, grazie a mio padre, sono nato e cresciuto sin da subito, chi mi conosce lo sa, nel mondo dell'arte. Io suonicchiavo, avevo la passione per la musica. Ti ho conosciuto pianista. Ci sono arrivato. A 6 anni manifestai a mio padre il desiderio di iniziare a studiare musica, non solo a suonarla, a studiare. E mio padre scelse per me il maestro, il mio maestro di musica, che era il maestro Franco Licausi, che aveva il suo studio in via Garibaldi, penso che molti di voi siate di Agrigento, quello che noi chiamiamo Ucurrivò. Sulla sinistra c'era lo studio del maestro Licausi, e a 6 anni io venni preso per mano da mio padre e accompagnato lì. E poi cominciai ad andare da solo, allora si potevano fare queste cose, a 6 anni si lasciavano andare da solo, io abitavo in via Atenea. Ma il maestro Franco Licausi fu il mio primo maestro, e poi ho tanti altri ricordi. Altro ricordo da bambino, abitando in via Atenea, io ricordo che sgattaiolavo nel periodo intorno al 13 dicembre, per esempio, nell'occasione della festa di Santa Lucia, quando molti di voi, alcuni di voi ricorderanno che Santa Lucia veniva festeggiata in maniera decisamente più importante rispetto a come si fa negli ultimi anni. Era forse la seconda festa dopo quella di San Calò
in termini di partecipazione della popolazione. Anche quella è una festa dove si mischiavano il sacro e profano, perché poi c'era questa piazza Ravanusella che era uno spettacolo stracolma di gente, dove c'erano le bancarelle, o come le chiamiamo noi, le baracche, anzi le barracche, le baracche con la loro mercanzia, e poi nel frattempo arrivava la processione con tutto il codazzo dei fedeli, e nel frattempo c'era quest'antinna con questi energumeni che facevano a cazzotti. Erano scene meravigliose, e poi tutti ci si ritrovava accomunati e attirati dal palco su cui puntualmente, questi sono i miei ricordi da bambino, saliva l'orchestra del maestro Franco Licausi, dei maestri Franco e Totò Licausi, e quando il maestro faceva partire con la chitarra le prime note di Apache era un tripudio, un delirio. E quindi queste cose le racconto con emozione, perché sono il mio vissuto che mi lega ai fratelli Licausi. Va bene, grazie. Vi ringrazio, grazie. E in bocca al lupo per la stagione. E buona serata. Grazie mille. Praticamente il presidente Patti ha toccato quelli che sono tutti gli argomenti che chiaramente devono essere affrontati quando si parla dei fratelli Licausi. E vedete come emerge questa dimensione del ricordo che si fa epopea, la festa di piazza, con tutte le sue componenti che sono laiche, religiose, ma quando arrivava il momento dei Licausi sicuramente era una componente musicale. Si era nel teatro in piazza. Nel teatro in piazza. Io adesso inviterei Claudia Volpe e Gabriele Ciraulo a leggere queste poche note che ci daranno proprio queste poche note, vedi? A proposito di musica, queste proprio, ecco, prendete postazione, questa paginetta che ci dà proprio l'incipit a tutta la serata, che è quello che voi avete scritto sulle brochure nella vostra introduzione. Proviamo ad immaginare per un momento che cosa sarebbe stato il nostro paese senza le composizioni dei fratelli Franco e Totò Licausi, due grandi musicisti nati a Porto Empedocle. Quanta bella musica non avremmo avuto, quante arcane e bizzarre storie legate alle loro musiche e ai loro viaggi in giro per la Sicilia e per il mondo non avremmo ascoltato. Musiche che hanno fatto sognare ed emozionare intere generazioni, che hanno cambiato il nostro cuore e i nostri sentimenti nel più profondo dell'anima. Quanto più povera sarebbe stata la nostra terra e soprattutto la nostra memoria e la nostra cultura. Franco e Totò Licausi sono stati due grandi musicisti siciliani e internazionali che hanno reso Agrigento, come Vienna, città della musica. I due fratelli hanno portato la Sicilia in ogni parte del mondo. Hanno composto più di 2000 brani ed hanno registrato per la casa discografica Cetra di Torino. La radio e le tournée li hanno resi famosi. Da tempo però sui fratelli Licausi è calato un ingiustificato silenzio, e da molto tempo non si parla più di loro. Franco e Totò Licausi sono stati musicisti a tutto tondo, conosciuti soprattutto per la canzone Vittina Crozza, colonna sonora del film di Pietro Germi, Il Cammino della Speranza, girato a Favara nel 1951, Orso d'Argento al Festival del Cinema di Berlino nel 1951, e tratto dal libro di Nino Di Maria, Cuore negli Abissi. C'è chi ricorda ancora di come in ogni casa dell'Agrigentino e in quelli degli emigrati in Belgio, in Francia e Germania risuonassero i loro dischi e di come le loro note si riversassero nelle strade fino a riempirle di musica. Altri li conobbero nelle botteghe del barbiere, luoghi di lezione per gli amanti del plettro, in cui tra calendarietti profumati, un po' osè e rasature, si trascorreva il tempo con chitarra e mandolini. È arrivato il tempo di rimettere i fratelli Licausi al loro posto, di riascoltare le loro musiche nei teatri e in TV, dar loro insomma il posto che loro spetta nel più ampio panorama della musica italiana del secondo dopoguerra. Grazie. Quindi, come vedete, c'è tanta di quella carne al fuoco, come si dice, e volevo far capire perché c'è un cerchio che lega la mia apertura di Vitturini ai fratelli Licausi. Perché Vittina Crozza, che come sapete, come già è stato in qualche modo detto, è un pezzo che ha segnato anche la storia del cinema, perché Il Cammino della Speranza è tratto da Cuore negli Abissi di Di Maria, la cui pubblicazione fu proprio curata da Vitturini. E quindi da lì poi partì questo cammino quasi internazionale
del film che lo portò Orso a Berlino, che non è una cosa che succede tanto facilmente, soprattutto per un film così aspramente anche neorealistico, per quanto più che accostarlo a Rossellini, come dicono gli studiosi di cinema, andrebbe accostato con i realisti russi. E anche la Russia in qualche modo entrerà in questo racconto. Li chiamo e li leggo perché non devo sbagliare l'ordine. Allora, è arrivato il momento dei musicisti, altrimenti che festa facciamo? Mimmo Pontillo al contrabbasso. Mario Vasile al cajon. Davide Licausi. Davide Licausi alla chitarra, ma vedrete che si alterneranno. Franco Licausi, chitarra, mandolino e voce. E adesso lo presento con una certa emozione perché lo ritrovo dopo che ci eravamo incontrati tantissimi anni fa in quel di Roma, un grandissimo musicista la cui bravura non può che commuovere. Vale per tutti questo, che sia chiaro e non me ne vogliate, ok? Ma Tom è Tom Sinatra. Prego. Allora, loro praticamente adesso organizzeranno gli strumenti, ci mettiamo nelle condizioni di continuare la serata, però io vorrei un attimo richiamare Gabriele, che con un sottofondo il suono del mare leggeranno una testimonianza che ha fatto Marco Betta, che è il grande musicista che voi sapete, a proposito della musica che tra un po' andremo a sentire. La musica in Sicilia è il ritmo e il suono del mare, il mare di Sicilia. I fratelli Licausi, grandi musicisti siciliani che hanno sempre posto al centro del loro cammino artistico la ricerca dell'essenza più profonda della musica popolare, evocano pensieri, immagini, suggestioni legate all'energia dei luoghi nativi. Il legame con la terra, con la luce, con il clima diventano elementi di riflessione che evocano lo spirito di epoche remote che attraversano il tempo. Le antiche culture musicali mediterranee sono immagini che si rinnovano nella loro musica, come ritratti dell'isola, composizioni come tappe e momenti di un viaggio, un diario sonoro attraverso il quale leggere l'anima del popolo siciliano, la sua identità profonda. Il ritmo degli strumenti mantiene al suo interno la consapevolezza esecutiva della tradizione delle opere di musica classica e lirica, che facevano parte del repertorio dei fratelli Licausi, un'eredità che si mescola alla tradizione della musica popolare, un flusso attorno al quale ruotano storie, immagini, visioni, memorie, per ritornare alle radici della musica classica e popolare, per cui si specchiano l'una evocando l'altra, creando prospettive variegate e inusitate. La loro musica racconta storie che parlano di un mondo di sogni, vive dentro di noi, ci indica da dove proveniamo. E questa tradizione continua a vivere nel nostro tempo. E la personale levigatezza delle loro immagini sonore si incontra negli intrecci strumentali eseguiti con grande raffinatezza da Tom Sinatra. Ritmo e battito di un cuore poetico che non smette mai di stupire, colpisce i sensi, causa emozioni profonde, evoca pensieri, suggestioni, come se potessimo andare a ritroso e ritrovare semi, gemme, foglie di noi stessi in una dimensione senza tempo. Marco Betta, compositore, accademico di Santa Cecilia e direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo. Grazie. Grazie. Allora, Cristian, se siamo pronti, iniziamo col primo brano e poi iniziamo a parlare. Perché questa pubblicazione contiene al suo interno anche un CD, quindi nel momento in cui prendete il libro, come sono certo farete, troverete in ultima di copertina allegato un CD dove ci troverete le musiche che adesso loro eseguiranno. Fantastico! Prego. Thank you.
Io credo che sia inevitabile lasciarsi lasciamoli pure in luce ormai, è inevitabile lasciarsi trasportare in sentimenti diversi, non è solo una questione di epoca, cioè proprio si entra in una dimensione sentimentale diversa. Tom, io vorrei, se possibile, anche con l'aiuto di Davide e di Franco, che foste voi adesso a dare una testimonianza, perché tu lo fai per diverse pagine nel libro, di quelli che sono stati i tuoi anni nella scuola Licaus. E allora, questa sera l'emozione fa da padrona e devo dire che so che mi credete, è difficile trovare proprio l'equilibrio giusto per poter parlare, però ci provo. Devo dire che sono stati gli anni più belli della mia vita, gli anni della spensieratezza, gli anni in cui mi ricordo con il mio mandolino e la chitarra prendevo la corriera dal villaggio, da Salleone salivo ad Agrigento, facevo tutta la via Tenea, arrivavo in via Garibaldi. E ricordo sempre, lo ricordo anche in tutti gli anni ho passato fuori, il rumore ancora di quella porta che si apriva, di quello studio, i profumi, il ricordo di quelle alfa che si fumavano, il caffè, ricordo tante cose. Per me era una festa, io non conoscevo le vacanze, perché per me le vacanze, io stavo sempre in vacanza, chi nasce ad Agrigento nasce sempre in vacanza, cioè sta sempre in vacanza, dove devo andare? E allora, e dico che per me il divertimento era andare da Totò e Franco Licausi. Ricordo che facevo i compiti in fretta per arrivare a studiare, poi veniva mio padre a prendermi e si stava fino alle 11 di sera. Io ricordo, sono stati due padri aggiunti nella mia vita, perché io li ho voluti bene come due padri e loro mi hanno trasferito, quello che sapevano tutto, o quasi tutto, non lo so. Però loro hanno colto tempo, subito che avevano davanti. Il tempo non c'è sta, perché poi alla fine purtroppo la vita non dura per sempre, esatto. Quindi sono andati via. Per me è stato un trauma e mi hanno lasciato questo solletico della musica, questo solletico che ha condizionato tutta la mia vita. Se io faccio il musicista lo devo a Franco e a Totò Licausi. Sì, io, se mi permetti, vorrei accentare questa che tu chiami solletico, perché quel solletico a me fu mischiato, ad esempio, per il teatro e per il cinema. Se non c'è quel solletico, se non c'è quella cosa che ti porta a rubare ai maestri e poi a sperimentarti costantemente, perché non si diventa strumentista come adesso lo sei tu, con questa tecnica, se dietro non ci sono ore. Eh sì, quello è fondamentale, Giovanni, perché qualsiasi talento, se senza disciplina, non serve a nulla. Talento e disciplina vanno di pari passo. Esatto. Io non voglio dire che stavamo meglio quando stavamo peggio, è una frase che io detesto, però andrebbe detto probabilmente a chi vuole intraprendere la carriera della musica o del teatro o del cinema o del canto o del chirurgo, che ne so, che se dietro non c'è lo studio, non ci si improvvisa. No. C'è un travaso da una cultura di tipo televisivo. Non si può passare d'amble a questo tipo di arte. No, assolutamente no. Io credo che proprio lo studio sia alla base di ogni ambizione, di ogni sogno. È proprio studiare è il viatico per arrivare, cioè proprio la condizione necessaria per poter realizzare i propri sogni. Io mi ricordo che loro mi dicevano questo: noi studiavamo 8-9 ore al giorno e suonavamo pure la notte, lo devi fare pure tu. E io le ho prese in parola, perché cioè, praticamente ma anche perché loro venivano dal conservatorio tutti e due, avevano già avuto esperienze sinfoniche, musicali, classiche, cioè arrivano a questo dopo aver fatto tutta la trafila. E coinvolgo adesso Davide. Buonasera a tutti, per intanto. Volevo precisare qualche piccola cosa che non... Loro
cominciano perché li porta in allora circolo mandolinistico di Porta Empedocle mio nonno a fare parte di questa, diciamo, piccola accademia. Quindi loro assaporano un po' il mandolino, il banjo, scusate un attimo. No, te lo regolo io, te lo regolo io. Lascia, lascia, lascia. Succede. Ok, va bene. E assaporano gli strumenti, parlo all'età giovanissima, quindi 7-8 anni, e già a 12 anni facevano i preludi delle sinfonie, cioè parlando di Franco e Totò da soli, cioè accompagnandosi tra mandolini e chitarra, quelli erano gli strumenti, che poi oltre al mandolino trattavano il banjo e altre cose. Quindi all'età di 12-13 anni già, diciamo, avevano un'informazione abbastanza vasta per quanto riguardava la musica, certo. E tecnicamente erano abbastanza preparati. Poi con il maestro Lisi questo cresce, esatto. Davanti, e quindi arrivano a... Quindi i primi passi poi loro li hanno fatto, sì, a Porta Empedocle. Anche perché mio nonno è stato il primo musicista, che era Pietro Licausi, e quindi faceva parte di questa accademia a Porta Empedocle. Chiaro. Poi salgono qua sopra loro. Vediamo adesso. Sì, intanto buonasera a tutti. Io invece volevo ricordare un periodo un po' più, diciamo, tormentato, un po' più buio. Di mio papà. Intanto grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, agli assessori. Bene. E grazie a Giuseppe Piscopo e Antonio Zarcone per questa produzione, grazie tante, veramente sono emozionato, scusatemi. Volevo raccontare un periodo un po' più buio, un po' più tormentato di mio papà, quando accendeva la TV e dicevano Vittina Crozza di Rosanna Fratello, e mio papà Vittina Crozza di Domenico Modugno, Vittina Crozza di Tizio, di Caio, di Filano e di Martino, e mai Vittina Crozza di Franco Licausi. Al che mio papà decise di intraprendere una strada e un'azione legale. Sì. E mio papà, fortunatamente, la vinse. Questa azione è andata a buon fine. Sì. Lui ha avuto solo la fortuna di ricevere la notizia. Non ho avuto la fortuna di vedere la lettera cartacea che riconosceva che Vittina Crozza di Franco Licausi. Sì, sì, sì. E quindi, questo è raccontato nel libro, che proprio più o meno... E quindi grazie veramente a tutti voi, e sono onorato veramente di questa serata. Grazie a Tom, grazie a mio cugino Davide, a Mimmo Pontillo, a Mario Vasile, ad Antonio, a Maurizio, e grazie a te. Ma grazie a tutti voi, grazie. Ma figurati, grazie a voi e a quello che ci state dando la possibilità di fare. Bene, facciamo cantare gli strumenti ancora e adesso eseguiamo due brani, Cristina e a seguire Il Sognatore. Buona musica. Thank you.
Alla chitarra, o al banjo, vediamo cosa prende Tom, la chitarra. Il sognatore. Pontillo, Mario Vasile, Franco Ricausi, Davide Ricausi, Tom Sinatra. Incredibile. Grazie, grazie di cuore. Magnifici. Grazie Tom. Nelle musiche dei fratelli Ricausi si incontrano diversi generi musicali, il boogie-woogie,
il jazz, l'opera, il rock and roll, lo swing, il Dixieland, le musiche americane, il fox internazionale, il fox trotter, il tango argentino. Non c'è solo la moda del dopoguerra, ma ci sono molti generi musicali che meritano di rivedere la luce nella giusta maniera ed essere apprezzati dal grande pubblico italiano e internazionale. Lo scrive Tom Sinatra in questo libro. Ed è esattamente quello che abbiamo visto in questo momento. C'è un pezzo dei fratelli Licausi che per diversi anni apriva, o credo chiudeva, le trasmissioni della radio, quando ancora era Eiar, e che aveva un nome che gioco forza doveva portare l'immagine di questa città ovunque, perché si chiamava Agrigento Fox. Agrigento Fox. E attraverso questo brano, con una sorpresa, si materializzerà anche quelle che erano le atmosfere delle sale da ballo. Tempo di... ecco, ci siamo. Agrigento Fox. Thank you.
dietro questo schermo ci sono due raffinatissimi ballerini, Emilia Marino e Francesco Cappello, che vi presenterò, sì, facciamogli un applauso, in chiusura di serata. Io adesso chiamerei Claudia per leggere una pagina che a me personalmente è piaciuta molto, perché lancia un ponte reale, vero, interiore, tra la nostra terra e la Russia, perché praticamente la musica ha anche poi un aspetto introspettivo. Ricordate, ci sono determinati brani che riportano a sensazioni, non dico dolorose, ma di sicuro pensose, che magari rimandano a quella che i brasiliani chiamano saudade, a saudade. Ed è quella struggenza che abbiamo dentro, no? L'impossibilità di essere ciò che siamo, di avere ciò che vogliamo, la nostalgia, la malinconia di qualcosa che sappiamo non tornerà, che non ci rende tristi, no, ci dà quella sensazione appunto di triste felicità. Probabilmente è questo il concetto che meglio l'identifica. Questa testimonianza la fa una grande fisarmonicista, che è anche la signora Sinatra, e si chiama Olga Begesa, e scrive queste pagine sulla musica dei Fratelli di Causi. Quando avevo 6 anni ero andata a scuola di musica. Il primo strumento è stato il pianoforte. Mi piaceva molto. Amavo tanto quello strumento. Per me era come un sogno, ma la maestra era severa e non mi metteva a mio agio. Non mi piacevano i suoi modi. Nella scuola di musica allora frequentavano tanti bambini che uscivano dalla classe gioiosi e felici. Mi sono chiesta come mai quei bambini erano così contenti. Cosa studiavano? Studiavano la fisarmonica. Così mi sono decisa e sono andata a studiare lì. Ho studiato 17 anni con passione, perché anche la fisarmonica mi piaceva molto e suonavo le canzoni popolari russe che amavo molto. Ecco, la cultura italiana e la cultura russa hanno molte cose in comune e di questo ho avuto conferma ascoltando attentamente le musiche di Totò e Franco Di Causi. Quando suono le loro musiche, mi sembra di suonare la musica della mia infanzia. Lo stile, le note, la malinconia della mia terra. C'è questo ed altro ancora nei brani dei due inseparabili fratelli. C'è soprattutto tanta malinconia e tanta storia. In questa esperienza ho provato una sensazione bellissima. È stato come ritornare nella mia casa in Bielorussia, perché la musica in fondo è un solo mondo, una sola ed unica casa. Si parte da città diverse, da luoghi lontanissimi, ma ci si incontra nella stessa casa, quella della musica. Ci si incontra sul pentagramma, sulle note, che rappresentano le scale armoniche della vita con le sue diverse sfumature e le sue inevitabili difficoltà quotidiane. Olga Begesa. Olga Begesa. Olga, che comunque ha partecipato anche lei alla realizzazione del CD, perché lì suona la fisarmonica. Restiamo in questo tema di malinconia e andiamo col malinconico tango. Ho fatto questo salto di scaletta di cui mi scuso, non vi avevo avvisato, proprio per agganciarmi adesso a questo. Una serata di emozioni. E quella è malinconico tango. Thank you.
Ancora due brani con due splendidi nomi di donna, Ivana e Vera. Vi ricordo che questo CD è allegato al... Non è che qui voglio fare il venditore, che sia chiaro, ma l'Italia ha bisogno di gente che legge, di gente che ascolta la buona musica. E allora qui con un colpo si fa l'uno e l'altro. Ascoltiamo Ivana e Vera. Come il nome delle donne che danno i titoli ai brani significa che la musica è amore e quindi esatto. L'amore è l'ispirazione principale dei musicisti. Esatto. Ecco. E la Beatrice è sempre il punto di riferimento. Abbiamo un calendario. Esatto. Thank you.
c'è un brano che forse non tutti sanno, che in realtà dei fratelli li causi anche questo. Si chiama Paci Facemo. Ed è un pezzo straordinario, anche in questo arrangiamento che hanno fatto. Io l'ho sentito oggi in prova. Lo cantano sia Davide che Franco. Bellini, Bellini. Bravo, te lo stavo per dire. Sai la mia passione in per arte. Bellini. E lo sentiamo. Paci Facemo.
A proposito di triste felicità, ecco cosa intendevamo. Guarda, in questo brano c'è qualcosa che va oltre la musica, che appartiene forse anche... C'è l'anima. C'è l'anima. C'è tutto. C'è l'anima e c'è anche teatro, c'è tante di quelle cose lì. Grazie. Siamo arrivati all'ultimo capitolo di questo incontro, che dà il titolo allo stesso libro, quindi io riaccenderei anche quest'altro, accendiamo tutto, Christian. Siamo arrivati a Vittina Crozza. Ora, su Vittina Crozza, lo aveva già accennato Bellini, c'è stato per anni questo equivoco legato a un insopportabile e addirittura irrispettoso tra l'Allero. È perché Vittina Crozza non ha niente a che fare col Trallallero. Sì, l'industria turistica, sappiamo, si è appropriata un po' di questi meccanismi, ma Vittina Crozza è molto di più. Vittina Crozza, fra l'altro, è una canzone di una attualità sconcertante. Provate ad immaginare di camminare per strada, in campagna, o su una costa, di questi tempi mi verrebbe di dire più su una costa, e di trovare lì un teschio. Provate ad immaginare che quel teschio vi chieda giustizia. Giustizia per una vita fatta di sofferenze, per una vita privata di qualsiasi cosa e che non ha conosciuto nemmeno il lusso, tra virgolette, di una sepoltura cristiana, o comunque sia di una sepoltura degna di questo nome. Ecco, Vittina Crozza nasce con queste caratteristiche e Vittina Crozza interessò subito un regista che, per fortuna, buttò gli occhi sulla nostra provincia, lui genovese, che è Pietro Germi. Pietro Germi che si servì di due sceneggiatori che si chiamavano Federico Fellini, uno, e l'altro Tullio Pinelli, che forse hanno scritto i film più importanti, non solo di Fellini, perché Pinelli collaborò a tutte le sceneggiature di Fellini, ma anche di Germi. E Il cammino della speranza è un film che mi viene da immaginare costruito su quel pezzo. Sì. Perché non solo apre il film, lo troviamo anche a metà del film. E lì c'è quell'aneddoto che adesso vi chiederò di raccontare, che è quello di aver cambiato il tempo, no? Perché questa è stata una croce un po' dei film di Fellini. Tutti i produttori gli chiedevano sempre di fare un finale un po' più allegro, di dare qualcosa alla speranza. E lui si sforzava di trovarlo, questo raggio di sole. E come sapete, il cammino della speranza finisce con un'inquadratura emblematica, in cui questo gruppo di scappati, di emigranti, quando eravamo noi, gli emigranti si avventurano lungo l'asse Aosta Francia e quindi spariscono nella neve e se ne vanno verso un futuro che probabilmente non troveranno. Quindi, come vedete, corsi e ricorsi storici, oggi ci ritroviamo nelle stesse condizioni di poter cantare questa canzone e attribuire a questa canzone il significato non solo artistico musicale ma anche civile e, permettetemi di dirlo a prescindere da tutte le bandiere, umano, un significato umano. E io di questo vorrei ora parlare. Giovanni, volevo dire una cosa a proposito, sì, di questa canzone. Quando Antonio canta questa canzone con un arrangiamento che ha fatto Tom, che è qualcosa di straordinario, l'ho dovuto ascoltare più volte prima di entrare veramente nel pathos e nella storia di questa canzone dolorosa legata alle zolfatare. Noi siamo un paese di zolfatara e la zolfatara è veramente vicina alla morte, al dolore dei carusi che morivano all'interno delle zolfatare, che si ammalavano di anchilomastosi e non era permesso loro di avere una colonna vertebrale normale che si sviluppasse. Ma quella canzone che è stata cantata in tutto il mondo e che non tutti sono riusciti a capire è anche una canzone legata alla letteratura, perché se non ci fosse stata questa storia dello zolfo non avremmo avuto gli scrittori, diceva Leonardo Sciascia. E se voi ci fate attenzione, tutti gli scrittori hanno
scritto qualcosa sullo zolfo. Ciaula scopre la luna, Pirandello, Rosso Malpelo, Giovanni Verga, La paga del sabato, Leonardo Sciascia, e poi ce ne sono altri. Ma che cosa volevo dire su questa canzone? Che nella canzone che canta Antonio c'è la storia della sua vita, la nostra conoscenza con Rosa Balistreri. Vieni Antonio, con Rosa Balistreri, con Ignazio Buttitta, con Dario Fo, tutta la storia che abbiamo vissuto a Milano, tutta la sofferenza che abbiamo vissuto anche noi, che io mi alzavo alle 4, andavo a vendere pane e poi facevo il maestro di pomeriggio. Antonio lavorava con la Folletto e tutto questo lo racconteremo. Quindi la nostra storia, la storia di questo paese dove siamo nati, che si voleva collegare con il mondo. Noi allora incontravamo Pierpaolo Pasolini, Michele Straniero, Fernanda Pivano, ecco, gli intellettuali, eppure avevamo cominciato lì. Ecco che cosa c'è in questa canzone. L'hanno cantata 10.000 persone, non so quanti, ma questa esecuzione, vi assicuro, e ve lo dico così da maestro, è una tra le più belle che siano state fatte. Ringrazio Tom e ringrazio i figli dei fratelli di causa e tutti voi per questa cosa. Ecco, mi sembra la presentazione il mio più giusta che potessi fare. Il mio perché questo doveva essere un disco solo di pezzi musicali, non c'erano canzoni. Il mio perché io ho voluto che questo pezzo, che non ho mai cantato nei nostri spettacoli, noi siamo stati in Sud America, in Australia, io non cantavo Vittina Crozza, perché Vittina Crozza gli era stata data quell'impostazione che non mi soddisfava, non mi tirava quello che era il significato. Ma in questo ho colto l'occasione per esprimere quello che è la grande gratitudine e la grande alla nostra terra che riguarda gli zolfatai, perché il canto è un canto unico che nasce in questo territorio. Non esiste un testo, al di là di chi si vuole attribuire tutte le paternità, ma nasce nel nostro territorio, nasce da uno zolfataio che la racconta, che la recita nel nostro territorio. E questo è un omaggio che io ho voluto fare in questo CD, per dare veramente un omaggio a tutta quella che è la storia e la sofferenza dei Carusi e della Zolfara. Esatto, perché nasceva così, e nasceva con un 12 ottavi, si dice così, maestro, ok? Che poi invece Germi volle qualcosa di raddoppiato. L'allegro malinconico, esatto, e torniamo, il cerchio si chiude. Noi adesso l'ascoltiamo per come forse fu pensata, possiamo dirlo? Il Vittina Crozza non è tarallallero, Vittina Crozza è una canzone triste, riflessiva, è un dialogo tra un uomo che è vicino alla sua fine e discute con un teschio. E il tarallallero mi sembra un po' fuori luogo. Esatto. Abbiamo cercato di riportarla nella sua dimensione, esatto, e nei suoi significati più veri. Esatto, siccome ci stasera siamo in vena di fare le cose per bene, facciamo una versione filologicamente corretta. E questa canzone rimarrà nel tempo, come rimarrà nel tempo questo spettacolo, perché è qualcosa di più, lasciatemelo dire, che fa rivivere delle emozioni, perché in questa canzone c'è tutta la nostra storia e la nostra vita. Antonio Zarcone, il gruppo di musici Vittina Crozza. Spiare
morire senza tocco di campare. Antonio Zarcone, Vitti Nacrozza. Grazie Antonio, grazie. Bene, noi adesso ci accingiamo a chiudere questo incontro. Quindi ringrazio un po' di persone che sono Cristian Vassallo e Pierpaolo della Pro Studios che hanno amplificato, illuminato e proiettato, la fondazione, la benemerita Fondazione Teatro Pirandello, dove ho sempre lasciato una buona parte del mio cuore, grazie al presidente della fondazione Alessandro Patti e anche al direttore Salvo Prestia, il comune di Agrigento nella persona del sindaco Micichè, che come avete visto non è stato possibile avere stasera qui per altri impegni, ma c'era l'assessore Ciulla, ringraziamo quindi anche lui. Poi voglio ringraziare, li chiamo qui, Emilia Marino e Francesco Cappello, che sono i ballerini, venite pure in proscenio. Ecco, se lo continuiamo un attimo, li accompagniamo. Grazie, grazie, carinissimi.
Claudia Volpe e Gabriele Ciraolo, venite pure. Mimmo Pontillo al contrabbasso, Mario Vasile al cajon, Davide stavolta giusto, Franco Licausi, Bellini, Davide Licausi e Tom Sinatra. Adesso chiamo Giuseppe Maurizio Piscopo, venite avanti, e Antonio Zarcone. Vieni tu avanti, non ti preoccupare. Sì. Va bene. Allora, adesso facciamo gli ultimi due brani, che sono Cristina, o nell'ordine, dimmi tu. Sì. La motivazione è questa: arbitrariamente ho cambiato due note in un brano, siccome Totò Licausi, se gli cambiavi mezza nota non ti parlava per tre giorni. Grande. Quindi non vorrei che dall'aldilà mi spuntasse in sogno per rimproverarmi. Okay. Quindi la rifacciamo per mettermi in pace con me stesso e con maestro, va bene? Perfetto. E poi chiudiamo. E okay. Poi chiudiamo con Agrigento Fox. E voi poi ballerete. Per adesso ci accomodiamo. Vuol dire che...
posare gli strumenti e venire avanti. Venite, venite. Facciamo una chiusura teatrale, venite tutti. Claudia, restate, restate, restate qua con noi. Tutti avanti. Gabriele c'è pure. Grazie a tutti. Io faccio un ringraziamento particolare all'amico mio Mario Incudine, che è venuto da Enna innamoratissimo quando gli ho dato questo libro dei Fratelli Causi. Lui è un grande musicista, un grande attore, è venuto da Enna per questa bella serata. Va bene, grazie a tutti, viva la musica, viva il teatro, grazie, viva grazie. I Fratelli Causi. Ma grazie a te. Grazie a voi. Grazie all'amministrazione.